Progetto Il Fior di Loto, servizio antiviolenza disabili, in collaborazione con Associazione Verba, Progetto Prisma per le relazioni di aiuto, ASL TO 1. In Italia ci sono molti servizi che si occupano di promuovere la salute delle persone. A volte però questi servizi sono inaccessibili per i disabili. Per questo motivo, a Torino, il progetto Fior di Loto offre due servizi dedicati alle persone con disabilità: l'ambulatorio ginecologico e lo sportello antiviolenza. Allo sportello possono accedere sia donne che uomini vittime di violenza. Tutti i giorni tantissime persone agiscono e subiscono violenza. Ma che cosa significa violenza? Ne esistono tanti tipi. Abuso fisico. Ad esempio, ricevere botte, pugni, schiaffi, morsi, calci, tirate di capelli, bruciature di sigarette, oppure ricevere minacce con armi come pistole o coltelli. Abuso sessuale. Ad esempio, essere obbligati ad avere un rapporto sessuale. Essere fotografati o registrati durante il rapporto sessuale con la successiva diffusione del materiale senza il proprio consenso. Ricevere telefonate e messaggi con contenuto pornografico. Subire dolore durante il rapporto sessuale senza il proprio consenso. Abuso psicologico. Ad esempio, essere criticati o presi in giro per la propria disabilità. Essere esclusi dalla partecipazione ad ambiti della vita sociale, quali il lavoro, lo studio, le uscite con gli amici. Essere privati di ausili come i farmaci, le protesi acustiche, il bastone per ciechi. Essere svalutati perché disabili, con affermazioni quali sei brutta, non capisci niente, non sei capace, sei stupido, non mangiare perché poi ingrassi. Abuso economico. Ad esempio, essere privati della pensione di invalidità. Non poter avere una vita indipendente in quanto costretti ad abitare con qualcuno che sottrae i propri soldi. Essere costretti a fornire le informazioni bancarie in modo che l'altro possa controllare e gestire il conto corrente. Non poter decidere come utilizzare i propri soldi. Abuso lavorativo. Ad esempio, non vedere riconosciuti il proprio valore e le proprie capacità da parte dei superiori in quanto disabili. Essere esclusi dai colleghi. Non avere strumenti accessibili per svolgere il proprio lavoro. Stalking. Ad esempio, ricevere ripetutamente chiamate e messaggi, essere pedinati di nascosto, essere insultati, essere controllati dalla propria famiglia e dai propri amici su richiesta dello stalker, subire continue intrusioni nella vita privata e lavorativa, subire minacce.